Lazio sa cosa vuol dire. Si chiama sindrome da rimonta e i biancazzurri ne sono rimasti vittime l'anno scorso, quando dissiparono la bellezza di 8 punti in 7 partite. I sintomi sono sempre quelli: nervosismo, paure, manie di persecuzione, stanchezza. Ora invece la squadra di Eriksson vede il mondo dal punto di vista opposto. Nella passata stagione due sconfitte contro Roma e Juve furono l'inizio della fine. Adesso due vittorie sempre contro Roma e Juve sono il segnale della riscossa, da meno 9 a meno 3 nel giro di 15 giorni, con in mezzo la qualificazione ai quarti di Champions League. Ce n'è abbastanza per sentirsi più forti di quei 3 punti di distacco dalla vetta. Ora la Lazio è una squadra capace di superare i momenti difficili, soltanto 2 settimane fa era stata contestata dai tifosi, di soffocare i dissidi interni e di approfittare degli episodi decisivi, come il minuto che ha cambiato la faccia al campionato. Espulsione di Ferrara per doppia ammonizione, la Juve non fa in tempo a riorganizzare la difesa e alla prima azione viene castigata. Adesso la Lazio guarda la Juve negli occhi e riconosce quella paura. I bianconeri devono tornare a giocarsi uno scudetto già vinto, devono far finta di niente e convincersi che 3 punti sono tanti. Ma ecco la stanchezza di chi si è sobbarcato l'Intertoto, le prime manie di persecuzione con Luciano Moggi, clamoroso al Delle Alpi, che si lamenta dell'arbitro che non avrebbe espulso Almeida, e il nervosismo soprattutto lì davanti. Che Del Piero e Inzaghi fossero separati in casa lo si era già capito a Venezia o a Piacenza, dove i due esultarono verso bandierine opposte. Ma se non è obbligatorio andare al cinema insieme, è sicuramente preoccupante che ieri sera, in 90 minuti e rotti, Del Piero e Inzaghi si siano passati la palla una sola volta, questa, peraltro in un improbabile triangolo. Per il resto, ognuno per la sua strada e qualche segnale di malumore che stamattina il giornale ha evidenziato in un titolo d'apertura. I diretti interessati smentiranno all'infinito, ma la faccenda comincia ad avere contorni preoccupanti e a soffrire di più questa situazione è sicuramente Del Piero, ormai vittima di un'involuzione che lo sta trasformando nel pur generoso Del Piero. 1000 ripiegamenti a centrocampo e 0 gol su azione, ma 533 giorni di digiuno sono troppi anche per un centrocampista.